Tuo momento, quindi via. Torniamo qui in teatro perché, ecco, Mario Cipollini, che dire, il campione del mondo, 1,90 m di potenza muscolare, di capacità di concentrazione, che però ha sorprendentemente avuto dei problemi a entrare nel ballo. Guardiamo che cosa succede in cabina adesso. Molto di più, esagera. Mai, esagera. Torniamo in teatro qui da noi. Allora, come vi dicevo, lui chiaramente sa affrontare la fatica, sa soffrire, sa come ci si allena, però dice che il ballo è un'altra cosa. Riuscirà la dolcezza di Marina a spiegargli come trasformarsi in un ballerino? Siamo, Questo è Massimo. Siamo sopravvissuti alla prima battaglia. Questo Vai. È Massimo. Mi prendi? Qua sballi. Ma sbaglio, fermo e poi vai più là, se mi fermo... Ascoltami, non fai lei... Mi sembra un fagiano ferito, fagiano e pum, con un'ala. Mi sono accorto di non essere poi fondamentalmente me stesso, non capisco se ancora non sono entrato nell'equilibrio del gioco. In questo non mi riconosco, perché comunque sia sono un aggressivo nei confronti degli obiettivi. Stupido. Via. E uno. Senti, io me ne vado. Ultima volta, hai capito? Se la faccio un'altra volta te ne vai. Sì. Davvero. Tarararararam. E palapalararam. A me palarararam non me lo fa il bacino. Un e due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Non puoi pretendere che io faccia così. Chiuda, apra le braccia, chiuse, le chiusure, non puoi pretenderlo da me. Già, perché sennò è sbagliato se pretendi questo da me. Tu prova. Secondo me. Sono d'accordo, prova, però io la mia mente non ce la fa a ricordarsi tutto. Lo dici te. Mario e Marina sono già nel backstage, stanno per entrare in pista e si giocheranno tutto nel samba. Riuscirà Mario a trovare questo movimento interiore? Vai. Da quando ha deciso di fare il ballerino, rimpiange le salite del Giro d'Italia, ma vuole arrivare lontano e per farlo si affida ad un ballo elettrico come il samba. Ladies and gentlemen, il Re Leone, l'ex campione del mondo, Mario Cipollini, e la sua lady di ghiaccio, Marina Alexieva. Ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più, io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, e tutto quanto il mondo intorno è più blu, non c'è neanche una salita quando ci sei tu, tu che sei la perfezione, per fortuna che ci sei. Le mie braccia al cielo, penso sei la più bella del mondo, lo so, la più bella per me, ed era tutta la vita che non aspettavo che te, sei la più bella del mondo, religione per me. Mario Cipollini, Marina Alexeieva. Wow, Mario! Un ballo caliente questo qua, Abbastanza, Abbastanza tanto, direi. No, tu dicevi di non riuscire ancora ad entrare in gara, cioè a sentire come si fa
a fare una cosa così. È naturale, finché uno non prende un po' il controllo della situazione, riuscire a muoversi come vuole. Comunque, pian pianino ci sto riuscendo. Accidenti. Comincio a divertirmi. Oh, e questo è importante. Sì, soprattutto non è la chiave. Non è la cosa tirati, importante, no? No. Ci sei un po' sciolto. Sono sciolto, dai. Grazie all'aiuto della maestra, mi ha fatto divertire tanto, veramente, questa settimana. Bene, meno male. Allora, sentiamo da Eder, dai. Eder. Che cosa ne pensi di questo samba? Ma lui ha ballato sinceramente poco, nel senso però ha fatto... Ti stavo divertendo però, vero? Sì. Lei è straordinaria, sei russa tu? Sì, bravissima, bellissimo movimento. Diciamo che la coreografia l'hai fatto un po' meno impegnativa per lui, giusto? E insomma, chiaramente lui piano, sta piano piano sciogliendosi ed entrando nel ruolo però di... Però ho visto molto complicità fra di loro, ho visto molto sorridente e questa è una cosa positiva. È una cosa importante. Conquistare il sorriso mentre si balla è una grande cosa già per Mario, che era talmente teso. Mario Cipollini, Maria Alexeieva, il vostro giudizio in Sala delle Stelle. Buonasera. Cipollini e Maria Alexeieva, il numero di codice è lo 03. Segnatelo con attenzione se volete portarli alla prossima puntata, se volete fargli scavalcare questa difficile competizione. Eccoli qui in Sala delle Stelle. Grande Mario! Siamo pronti allora per il giudizio? Vai con la giuria! Roberto Flemack. 7. Heather Parisi. 7. Remo Girone. 8. Amanda Lear. 8. Guillermo Mariotto. 7. Per un totale di 37 punti. Grande Mario. Oh. Mario, è vero che da quando hai cominciato a ballare hai nostalgia delle salite del Giro d'Italia? Sì. Sì? Facciamo meno fatica? Mi permettete di dire una cosa? Prego. Domani ci sono i mondiali di ciclismo, si corrono a Madrid i mondiali di ciclismo. Fanno parte della nazionale alcuni atleti che hanno aiutato a me a vincere il mondiale nel 2002. Voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutta la nazionale e soprattutto a Franco Ballerini. Bravo, bravissimo. Mi sembra anche da parte mia. Sì, perché Petacchi e Bettini sono due atleti che possono vincere il mondiale e sono quelli che hanno aiutato a vincere il mondiale. Per cui tutti i miei migliori auguri. Bravo Mario. Allora Mario, intanto ci prendiamo questo punteggio e lo mettiamo da parte e poi da casa telefonate per i vostri beniamini. Mentre noi chiudiamo la Sala delle Stelle adesso, torniamo qui in teatro.